Presto le strade dell'agro nocerino sarnese si riempiranno di colori e si vestiranno di festa con il carnevale nocerino. Tra tradizioni antiche, proposte moderne, sfilate di carri allegorici realizzati da artisti e artigiani della cartapesta, con uno sguardo attento a tematiche sempre più attuali, dall'ambiente alle dinamiche di genere, in compagnia vivremo attraverso questi appuntamenti giornate di puro divertimento dedicate a grandi e piccini. Da quest'anno anche Nocera Inferiore ha la sua maschera tradizionale, la principessa Nuceria, il cui bozzetto è stato realizzato da Viviana Pecoraro e scelta nel corso di un contest che si è tenuto lo scorso novembre, con in testa una corona turrita ed adornata di noci, mentre sul vestito riporta i nomi dei quartieri nocerini. Devo ringraziare le associazioni che mettono veramente cuore e anima in questa manifestazione. Diciamo che Nocera è un po' così, abbiamo terminato l'anno e il periodo natalizio con i festeggiamenti, con grandi iniziative, poi abbiamo avuto Memorial, la mezza maratona che ha ospitato 1500 persone, Carnevale che farà altrettanto, per la prima volta anche coinvolgendo anche altri comuni, anche a Nocera. Insomma, è una bella iniziativa, è ovvio che speriamo che soprattutto per le famiglie più piccine sia un momento di svago.